A fine marzo termina lo stato di emergenza Covid e con esso tutti i lavoratori di ogni ruolo assunti o riassunti con contratti a termine saranno fuori. La funzione pubblica della CGIL lancia l'allarme sui precari. ASL e Moscati diano un segnale. Abbiamo chiesto un incontro urgentissimo alle due aziende per la ricognizione del personale in servizio. Un po' tutte le tipologie di contratti presenti attualmente all'interno delle due aziende. E quello che chiediamo, proviamo a farla nel nostro territorio. Parliamo di circa 50 unità di diverse figure professionali. Il Moscati intanto, proprio su sollecitazione dei sindacati, ha provveduto a irrigidire le procedure di sicurezza per il personale sanitario. I dipendenti storcono un po' il naso, ma per la morsa era necessario. Qualche dipendente insomma si sta un po' lamentando, ma capirà che soprattutto per la sicurezza dei dipendenti, perché poi è una conseguenza poi quella dei pazienti, la sicurezza sui pazienti. Nel frattempo i contagi, pur registrando un lievissimo calo, restano su numeri importanti, 419 i positivi di oggi, 64 ad Avellino. E un segnale di ripartenza anche delle tradizioni arriva dal vescovo Aiello, a margine del falò di San Sabino ad Atripalda. Riprendere le tradizioni è un segnale che la ripresa è vicina anche alla normalizzazione e poi è riprendere anche abitudini, tradizioni dei nostri padri fa sempre bene. Dobbiamo accorgerci di quelli che hanno più bisogno e che escono particolarmente penalizzati da questi due anni che abbiamo vissuto.